Il risultato è sicuramente positivo perché dimostra, tra l'altro, come aumenta il valore del prodotto italiano che si colloca sempre più sull'alta gamma dell'economia mondiale, che è il nostro ruolo. Peraltro, la nostra quota del mercato globale è in aumento in questi anni, a differenza di quanto è accaduto con i paesi con cui dobbiamo necessariamente confrontarci, con la Germania e con la Francia. L'Italia è sulla strada giusta. Aumentano le esportazioni più di quanto siano aumentate negli altri paesi in maniera continuativa e sull'alta gamma, quindi sul valore. Aumenta il prodotto interno lordo in maniera continuativa più di quanto aumenti negli altri partner europei a cui dobbiamo confrontarci, Francia e Germania. Aumenta l'occupazione più di quanto aumenti negli altri paesi, toccando record per noi inimmaginabili, ma dobbiamo continuare su questa strada, con il tasso di inflazione che è al di sotto della media europea. Siamo il paese più virtuoso sul piano dell'inflazione rispetto agli altri grandi paesi europei. Quindi più esportazione in valore, più prodotto interno lordo, più occupazione col più basso tasso di inflazione. Questo è dovuto anche al fatto che il sistema Italia, che una volta era considerato un'anomalia, perché fatto di piccole e medie imprese che si attardavano a realizzare prodotti per le persone, abbigliamento, arredo, alimentazione, è diventato via via un modello nell'epoca della riglobalizzazione, quando i mercati mondiali si dividono in aree continentali. Questo